Ci colleghiamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. ArcelorMittal pretende dallo Stato i 400 milioni di euro per entrare col 50% nella nuova governance dell'ex Ilva, costituita appunto da Invitalia, Stato e ArcelorMittal. Vedendo che ci sono dei ritardi, inizia per così dire a scalpitare e blocca in buona sostanza la produzione di Acciaieria 1 e di altri impianti fondamentali, salvo poi successivamente, proprio nella tarda mattinata di ieri, fare un passo indietro rispetto a questo blocco. Rizzo, come dire, un atteggiamento schizofrenico e ricattatorio, così può essere definito? Sì, è il risultato di una gestione psicopatica che è diventata socialmente pericolosa, che sfrutta la disperazione delle persone comuni, dei lavoratori diretti, dei lavoratori dell'appalto, che vivono continuamente sotto pressione, con un modus operandi che secondo me è da libri di paura. Quando dico gestione psicopatica mi riferisco anche alle tantissime contraddizioni, cioè da un lato metti i lavoratori in cassa integrazione e dall'altro assumi gente che è andata in pensione con l'amianto oltre 10 anni fa, e non paghi le fatture dell'appalto, ma se un'azienda, o paghi gli acconti e quindi accumuli credito, debito con gli appalti, ma se un'azienda si lamenta perché non viene pagata e viene messa fuori, cioè, questo è il modo di fare. Un modo di fare, come dire, che è nettamente al di fuori delle regole. Secondo noi il governo deve prendere una decisione definitiva. Ieri c'è stato l'ennesimo esempio: prima ci comunicano la fermata totale in pratica della fabbrica, poi comunicano che sarebbero ripartiti diversi impianti. Probabilmente, secondo me, o è arrivata qualche telefonata a garanzia dal ministero, oppure qualche tecnico, magari qualche dirigente che ha un po' i piedi per terra, ha fatto notare che fermando tutti quegli impianti in quella maniera probabilmente avremmo aumentato il rischio in termini di sicurezza. E ecco perché probabilmente c'è stato il dietro front. Anche avanti ieri sera sono successe cose strane. Dei lavoratori si recano in stabilimento, arrivano davanti alla portineria e trovano il beige disattivato e scoprono di essere stati messi in cassa integrazione ma senza data di rientro, ecco, stanno gestendo questa fabbrica quasi fosse la bottega dell'ortolano, e il governo su questo deve assolutamente intervenire, perché siamo alla follia più totale. Quindi stiamo facendo danni non solo a livello psicologico sulle persone, ma si rischia veramente con questa gestione di mettere ancora di più in discussione il principio di sicurezza e di salute. Rizzo, ci siamo più volte soffermati sul dramma delle ditte dell'appalto che sono letteralmente in subbuglio perché non ricevono stipendi da mesi, una situazione che davvero si sta incancrenendo e colpisce in maniera pesantissima le famiglie di questi lavoratori. Sì, il limite è stato superato da tantissimo tempo, noi l'abbiamo denunciato più volte, continuiamo a farlo. Oggi noto, come dire, anche con piacere che anche gli altri sindacati, quasi tutti, si stanno, come dire, allineando su quello che è un pensiero, come dire, abbastanza comune, quello che vanno allontanati, non sono soggetti seri questi qua. Perché questi giocano con la debolezza degli altri, scaricano sull'appalto con quella lettera in cui sospendono tutte le attività AIA, cioè colpiscono due volte durissimo. Da un lato rispetto, come dire, all'importanza delle attività AIA che sono finalizzate poi alla tutela della salute e del bene collettivo, dall'altro colpendo direttamente le centinaia e centinaia di lavoratori dell'appalto che sono, lo voglio ricordare, la parte più debole di tutto questo meccanismo, e mettendo nelle condizioni queste aziende che continuano a vivere di acconti, di fatture, perché la tecnica è quella. Mi mandi la fattura, ti do un acconto del 10-20% della fattura e poi accumulo debito. Aziende che vantano crediti per milioni e milioni di euro che sono praticamente a un centimetro dal baratro. Quindi il rischio concreto è che qui salti tutto il meccanismo e ci siano veramente gravissimi problemi a livello sociale. La responsabilità di tutto ciò però continua ad essere del governo, perché il governo dovrebbe avere il coraggio di prenderli e cacciarli. Un governo che si fa minacciare, non reagisce, non è un governo serio.
Con ArcelorMittal accade davvero di tutto, di più, le situazioni più incredibili, in un momento particolarissimo, difficilissimo, per varie ragioni, in primis la pandemia, assistiamo addirittura al cambio dell'appalto. Infatti viene fatta fuori la GS, un fatto, una situazione sorprendente, Rizzo, lo ripeto, in un momento terribile, difficilissimo. Sì, lo dicevi tu prima, un cambio d'appalto in un momento, come dire, io lo definirei pazzesco quello che sta avvenendo. Cioè, tu metti in discussione la vita di 200 famiglie, per quale motivo? No, non si sa, anche perché l'unica certezza che abbiamo è che la gara non è stata neanche svolta. Quindi non c'è stato un problema di gara per dire AGS ha offerto di meno e qualcun altro ha offerto di più, qualcun altro ha offerto di meno. No, c'è stata una telefonata che pare che i vertici di AGS hanno ricevuto la settimana scorsa, in cui gli avvisavano che da giorno 1 avrebbero dovuto lasciare l'appalto perché altre due società avrebbero, come dire, ottenuto quei lavori. La cosa grave è che tu fai un cambio d'appalto nel momento in cui c'hai la pandemia che sta aggredendo e quindi metti in discussione 200 posti di lavoro, perché lo voglio ricordare a me stesso. AGS, che io ho criticato all'inizio, quando è arrivata, è stata una delle tre aziende con cui siamo riusciti a fare accordi negli ultimi due anni. Nello specifico abbiamo fatto accordi sul ticket, per l'indennità a turni e per il cambio tuta. È un'azienda che si è accollata l'onere di assumere quasi 50 dipendenti in più che erano rimasti fuori, che erano rimasti a terra nello scorso cambio appalto, con un accordo sindacale apposito. Gli ultimi 4 erano stati richiamati il mese scorso. Quindi un'azienda che si è fatto carico anche delle inadempienze di altre aziende, tra cui la SEA, che è una di quelle che sembra che abbia preso un pezzo d'attività della AGS. Quindi la SEA due anni fa doveva assumere dei lavoratori che non ha assunto, AGS si è fatto carico anche di quei lavoratori, oggi a SEA restituiscono l'appalto in pratica e viene rimesso tutto in discussione, perché noi già sappiamo che verrà rimesso tutto completamente in discussione. Ma anche qua, barra dritta, per noi vanno tutti assunti i lavoratori e per quanto ci riguarda i diritti acquisiti rimangono tali, tutti, compreso ticket e quant'altro. Perché guardate, è bene raccontare la storia di questi lavoratori. Alcuni di questi escono dall'ex Semat, che dichiara un esubero, vanno a finire nella Steel Service, che è la multiservizi del gruppo Trombini, per poi andare a finire nella Quadrato, per poi andare a finire nella GS e adesso, per ritornare, una parte di questi probabilmente in un'altra multiservizi che fa sempre capo al gruppo Trombini e quindi vicino alla Semat. Cioè, il paradosso è questo. In tutto questo sono passati 10-11 anni, probabilmente lo schema è sempre lo stesso. Cioè, io ti prendo ma ti azzero i diritti e se siete 100 non vi prendo tutti ma ne prendo una parte. Cioè, è questo lo schema degli appalti. Anche qua ci vorrebbe, come dire, tanta responsabilità. Gli appalti sono la parte più debole del sistema ILVA e vanno tutelati, e da questo punto di vista, come dire, noi faremo le barricate affinché nessuno di questi lavoratori perda un centimetro di diritti o si perda un solo posto di lavoro. Stiamo monitorando un po' tutta la situazione, tutto il quadro di ArcelorMittal, tante negatività, tante malefatte, però una notizia positiva, Rizzo, dobbiamo darla, dobbiamo commentarla, il fatto che finalmente, dopo tanta sofferenza, dopo tante tribolazioni, viene riconosciuta l'integrazione salariale ai lavoratori ex Ilva in AS. Sì, se possiamo definirla una notizia positiva, sì, è paradossale che noi dovremmo discutere sulle soluzioni da applicare per migliorare la qualità e la condizione di vita lavorativa di questi lavoratori, invece siamo costretti a rincorrere ogni volta quelli che sono diritti dal nostro punto di vista acquisiti, perché all'atto dell'accordo del 6 settembre 2018 fu chiaro a tutti, il governo si impegnò a integrare la cassa integrazione con quella piccola quota del 10%, ma ogni anno, come dico, questo è il secondo anno di fila, viene rimessa in discussione, se ne dimenticano, siamo costretti a fare casino. Però ecco, la parte positiva di tutta questa storia sta nel fatto che c'è un gruppo di lavoratori che continua a combattere per difendere un diritto sacrosanto, che è quello di poter portare avanti la propria famiglia. E ci sono stati, lo dico in tutta onestà, anche una serie di soggetti politici che sono intervenuti e hanno agevolato la conclusione positiva
della questione. Certo è che fa specie che in un paese che si definisce democratico la gente debba protestare per un diritto che è stato sancito in sede ministeriale. Cioè, questo è veramente assurdo. Comunque, il prossimo obiettivo per questi lavoratori è aprire la discussione sulla proposta che abbiamo fatto, partendo dagli LPU, e poi c'è tutta la questione che riguarda tutti i lavoratori, quindi il VARS, lo rappalto, in cui le nostre proposte, come tu ricorderai, si parla di incentivi all'esodo e di riconoscimento del lavoro usurante, che sarebbe un giusto riconoscimento a una platea di lavoratori che soffre le peggiori condizioni ad oggi possibili. Però con il BNAS, come dire, l'unica notizia positiva in una giornata, come dire, pessima, funestata dalle brutte dichiarazioni di ArcelorMittal. E per concludere, Rizzo, anche se lo abbiamo già fatto dei riferimenti, soffermiamoci sul rapporto tra governo Draghi e ArcelorMittal. Notiamo un appiattimento, un asservimento da parte del governo rispetto ad ArcelorMittal, un governo pronto ad obbedire ai diktat di ArcelorMittal. Ah, l'ho detto prima, un governo serio rispetto all'atteggiamento sprezzante, ingiurioso, psicopatico di questi soggetti, la prima operazione che farebbe è sgombrare dal tavolo, come dire, questi personaggi, quindi li allontanerebbe. Il governo deve avere il coraggio di andare per una volta incontro alle esigenze della comunità e dei lavoratori. Qui non si tratta più di mettere in sicurezza ArcelorMittal, qui si tratta di mettere in sicurezza la città, il territorio e i lavoratori di quella fabbrica. Noi abbiamo indicato la strada è l'accordo di programma, quindi sediamoci, ragioniamo, troviamo le soluzioni per i lavoratori e andiamo oltre quella fabbrica, perché di quella fabbrica in tutta onestà non se ne può più, anche e soprattutto perché quella fabbrica è talmente pericolosa che nelle mani di soggetti sbagliati è come mettere un Kalashnikov nelle mani di Osama Bin Laden. Quindi io dico sempre, siamo attenti, il governo si assuma le responsabilità per una volta e faccia quello che è nell'interesse di tutta la comunità.